che la Santa Pasqua sia l'occasione per la rinascita della città e l'augurio del Vescovo di Avellino, Monsignor Francesco Marino, ai suoi fedeli. Che questa sia una Pasqua differente, dice, sia una Pasqua di resurrezione per tutti, perché la nostra città possa risorgere nel modo più bello, più vero, più vivo. Il carattere spirituale della Pasqua deriva dall'avvenimento della risurrezione di Gesù, che è un avvenimento di speranza. Se Gesù ha vinto la morte e questa vittoria ci appartiene, allora anche noi possiamo guardare con fiducia di fronte alle difficoltà della vita. La vittoria sulla morte poi per noi si traduce anche in un impegno a superare l'egoismo, sia quello personale e quindi allontanarci dal male, dal peccato, e sia anche quello sociale. Gli egoismi sociali significano chiusura, autoreferenzialità, invece noi dobbiamo essere aperti nella solidarietà e nell'aiutarci vicendevolmente, e quindi un'attenzione soprattutto a chi nella vita pubblica vive questi momenti di difficoltà nel lavoro o negli altri beni primari che sono essenziali per la dignità della persona. I nostri politici e anche le forze amministrative, produttive, è nell'interesse del bene comune che loro attuano il bene di tutti, la cooperazione al bene di tutti. Io credo che le intenzionalità ci siano, e poi bisogna sapere avere anche la capacità inventiva, di progettualità, e questo va fatto sempre insieme. Augurio che le trovano tutti lavoro e che siano serene, che abbracciano la croce come l'ha abbracciata Gesù e la porta insieme a loro. Questo è l'augurio che faccio a questi giovani, che siano pieni dell'amore di Dio, perché solo Dio ci può dare tanta forza e tanto coraggio da superare tutte queste difficoltà.